Eccomi, sono tornato. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. È iniziato il weekend, però oggi inizia pure un pochettino quella che è la Juventus dell'anno prossimo. Oggi abbiamo la prima in assoluto uscita della Juventus estiva di livello contro un'altra squadra di livello come il Barcellona e inizieremo un po' a capire. Dopo ci arriviamo, cerchiamo di strutturare anche un po' il ragionamento perché ci sono diverse cose da dire e questo video andrà in quella direzione lì. Prima di tutto voglio però concentrarmi su alcuni commenti che sto leggendo negli ultimi giorni nei video. Tante persone continuano a chiedermi la mia opinione, la mia posizione su quello che riguarda il tifo della Juventus, la curva, il rapporto con la proprietà, tutto quello che è accaduto. Qualcuno addirittura mi chiede di farmi portavoce di alcune manifestazioni di cui io non conosco nulla, perché sono abbastanza ignorante da questo punto di vista. Io vado spesso allo stadio, sono andato spessissimo allo stadio, io sono quasi sempre andato in tribuna in vita mia, per preferenza, ma ovviamente non è una critica a chi va in curva, perché ognuno ha il suo modo poi di vivere il calcio direttamente dentro lo stadio, ma io della questione tifo avevo già parlato in un video dedicato soltanto a quella cosa lì, che lo trovate ovviamente qui sul canale, e tutto quello che avevo da dire l'ho detto lì, insieme ad altre piccole riflessioni di tanto in tanto nei vari video. Traduco, tante persone mi stanno dicendo anche banalmente, dato che la Juventus ha confermato Allegri, bisognerebbe fare qualcosa per farlo capire. Io anche qui ho sottolineato un po' la mia posizione, e cioè avrei cambiato allenatore, non credo che sia la scelta giusta andare avanti con Allegri, e quest'anno se dovrò decidere di andare allo stadio e quindi compiere purtroppo uno spostamento perché ho tanti chilometri da Torino, quindi pagare l'autostrada, pagare la benzina, pagare il biglietto, pagare il pernottamento, perché poi sarò costretto a venire lì, ci penserò due volte proprio perché negli ultimi 2 anni e di partita allo stadio ne ho viste un bel po', sono tornato a casa spesso e volentieri deluso da quelle che erano le mie aspettative, praticamente mai rispettate in presa diretta. Quindi questa è un po' la mia politica, che non deve essere condivisa da tutti, ci mancherebbe altro, ognuno può ragionarla a modo suo, però io credo che il tifoso della Juventus che inizia a porsi delle domande importanti, se andare allo stadio oppure no, perché non vede il grado di impegno che dovrebbe avere la Juventus, e non è un discorso di la Juve va male allora non vado allo stadio, perché la Juve può anche andare male, non è quello il problema. Però io non vedo l'impegno che secondo me andrebbe riconosciuto a questa squadra. Poi ripeto, uno vuole andare invece allo stadio, benissimo, che ci vada. Uno non ci vuole andare mai a prescindere, benissimo. Cioè, queste sono cose che fanno parte della sfera personale dell'individuo. Ci sono anche tante persone invece che criticano magari questa mia lettura di dire ci penso 2 volte di andare allo stadio e dicono no, devi andarci perché stai a casa qui. E poi allo stadio manco ci vanno, quindi questa invece è ipocrisia dal mio punto di vista. Quindi la questione tifo, ovviamente curve e quant'altro, io l'ho già riportata in un video dedicato qualche mese fa per cercare di rispondere alle tante persone, perché dato che poi quando un commento diventa ripetuto significa che è un argomento che sta particolarmente a cuore, trovate tutte le informazioni lì dentro. Dicevamo, stanotte Juventus-Barcellona si gioca alle 4:30 orario italiano. Io l'altro giorno avevo detto che non sarei stato in grado di vederla perché avevo già degli impegni, perché sarei dovuto andare via, invece no, perché avevo capito che sarebbe stata domani sera, invece è nella notte che separa sabato e domenica. Quindi questa notte, intorno alle 4, per gli audaci, ci vediamo in live su Twitch per una ASMR, probabilmente, perché sennò qua la gente che vive con me o di fianco a me si incazza, ci facciamo una bella partita ASMR come è stato l'anno scorso. Non ricordo, forse era stata addirittura proprio contro il Barcellona anche l'anno scorso, quando ci siamo fatti quella partita tutta sussurrata. Un contenuto un po' diverso dal solito, che poi verrà riportato come video proprio qui su YouTube. E ovviamente se Juventus-Barcellona si gioca in America, anche che sì, si trova in America, che è un giocatore ricercato dalla Juventus, che la Juventus ha individuato come potenziale innesto da aggiungere alla rosa. E attenzione, perché anche Giuntoli è in America. Si era detto no, Giuntoli in realtà rimarrà a casa, e invece no, Giuntoli è andato in America insieme alla squadra, a casa c'è rimasto Manna, che si occuperà di continuare queste trattative all'interno dell'Italia o comunque dell'Europa,
Invece Giuntoli, che aveva già detto sarò in panchina, sto sempre molto vicino alla squadra, è là e se la c'è anche che sì, e se la c'è anche il Barcellona, che sa che due chiacchiere non possono ir fuori. Io l'altro giorno vi dicevo che sì, non è uno dei giocatori che metterei nei primi 10 centrocampisti che andrei ad acquistare, sono sincero, però non è nemmeno un nome che mi fa dire assolutamente no, come per dire quello di Romelu Lukaku, che trovo un'operazione decisamente più insensata rispetto a che sì. Che sì, secondo me, c'è anche un suo punto logico, a maggior ragione se il richiedente è Allegri e se, come credo, vuole piazzare che sì davanti alla difesa. Quindi vediamo come si sviluppa, è un giocatore, anche lui, fuori rosa, un giocatore che non rientra nei piani del Barcellona, tra l'altro fa ridere, ma fino a un certo punto, pensare che comunque tutti questi giocatori che in Italia sono stati super determinanti, come Kessié, come Lukaku, invece nei campionati esteri, giocatori anche davvero con un impatto importante in Italia, sono giocatori di secondo pelo. Dovrebbe farci riflettere su quello che è il nostro campionato, dovrebbe farci un po' riflettere questa cosa. E quindi vediamo se Giuntoli ragionerà per Kessié e riuscirà ad affondare il colpo. Tra l'altro proprio oggi era programmata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri proprio per parlare di questo Juventus-Barcellona. Conferenza stampa che non ci sarà, è stata cancellata perché la Juventus ha avuto dei ritardi con il volo, quindi il volo è arrivato più tardi rispetto a quanto preventivato e questa conferenza stampa è stata cancellata. Tra l'altro, da quanto ho capito, anche l'allenamento a porte aperte riservato ai giornalisti non si svolgerà, quindi un po' di cambi di programma che a noi toccano sì, ma fino a un certo punto, perché poi conferenza stampa e presentazione di un amichevole, secondo me, alquanto inutile. Sarebbe stata invece molto più interessante la conferenza stampa di Allegri per iniziare la stagione, dato che non ha ancora mai più parlato dall'ultima volta che è andato ai microfoni delle varie emittenti televisive dopo Udinese-Juventus, dove tutti pensavamo che potesse essere stata l'ultima uscita mediatica di Allegri da allenatore della Juve, e invece così non è stato. Quindi sarebbe stato quantomeno interessante capire un po' il mood di Allegri, le parole di Allegri, dove potevano andare a parare. Però voglio anche farvi vedere quella che dovrebbe essere la formazione di questa sera. Si dovrebbe ripartire dal 3-5-2 con Danilo Bremer e Gatti, che bene o male sono i tre titolari ad oggi, ed è per quello che io continuo a ribadire che secondo me la priorità della Juventus è acquistare un difensore centrale mancino, dato che si vorrà continuare a tre o comunque ricominciare a tre, un difensore che possa giocare nei tre bassi, quindi Danilo rispostarlo a destra, Gatti diventerebbe il giocatore intercambiabile, il primo non titolare ma il primo dei titolari per intenderci, e Bremer che rimane alla sua posizione. Dovrebbe giocare Rovella dal primo minuto, sono curioso di vedere il numero di maglia che avrà scelto l'anno scorso, se ben ricordo era il 13, vediamo se ha confermato questo numero oppure no. Tra l'altro Gatti, che ha cambiato numero, ha preso il 4, così come Kostić ha preso l'11 che era di Cuadrado. Locatelli e Miretti come mezzali, ecco, Locatelli in mezzala sono curioso di vederlo. Su Miretti c'è un punto interrogativo, perché alcuni danno addirittura McKennie, che sarebbe stato tirato fuori dalla naftalina. Anche qua vediamo poi il numero, magari l'8 che aveva lasciato libero proprio Weston, chissà. E Kostić e Weah sugli esterni, invece ce li aspettavamo. Davanti, né Chiesa né Vlahovic, bensì Milik e Ken, che è una coppia comunque che secondo me è ben strutturata, perché Milik sulla tre quarti è quel giocatore che fa smistare palloni e dà qualcosa in fase di non possesso anche dal punto di vista della lotta, invece Ken è quel giocatore in grado di attaccare la profondità. E tra l'altro, se ben ricordo, l'anno scorso proprio il buon Moise Ken contro il Barcellona fece una doppietta. Vediamo se anche quest'anno ripartirà in questo modo. Ken, che l'anno scorso per rapporto minuti giocati, gol segnati, è di gran lunga il miglior attaccante della Juventus, vediamo se proverà a mettersi in mostra anche adesso. L'anno scorso, se ricorderete, era arrivato bello tirato, aveva perso qualche chilo, era dimagrito, era arrivato proprio in ottima forma, infatti in estate sembrava il giocatore in più della Juve. Poi questa cosa si è un po' spenta, addirittura poi Ken ha avuto qualche problemino fisico durante la stagione, anche nelle ultime ore si leggeva di un risentimento al flessore dovuto ai primi movimenti, ai primi allenamenti. Ecco, una cosa che chiedo, mi sento un po' l'allenatore che fa, che ne so, tanti miei allenatori amatoriali quando andavamo a giocare quelle partite che non c'entravano niente, che andavamo via in 11, facevano una sola richiesta: non fatevi male, ecco, vi prego, non fatevi male, che è un'amichevole vergognosa. Queste amichevoli sono soltanto per andare in giro per sti posti a guadagnare dei soldi, non fatevi male, l'unica richiesta è questa qua. E poi vediamo se dall'altra parte scenderà in campo oppure che sì, oppure no, perché sono curioso, non ho idea se il Barcellona
lo ha messo all'interno comunque dei convocati se parteciperà effettivamente alla tournée da giocatore, quindi scenderà in campo oppure se è lì per allenarsi, non ne ho idea, però vediamo comunque che sì, è un giocatore che interessa la Juventus, è giunto, secondo me, qualche chiacchiera con la dirigenza del Barcellona in queste ore l'andrà a fare.